Ciao bambini, come va? Tutto bene? Ok, ora con la lezione che oggi vi presenterò voglio proporvi altri esperimenti per verificare se anche i liquidi e i gas hanno come corpi solidi una forma propria. Se vi ricordate, e avete visto le mie video lezioni precedenti, abbiamo avuto modo di apprendere alcune proprietà della materia. E parlando in particolare dei solidi, abbiamo anche verificato con dei semplici esperimenti che i corpi solidi hanno una forma propria. Quindi, solo se interviene una forza esterna, i solidi possono cambiare la loro forma. Dunque, bambini, osservate, se io metto questo piccolo corpo solido, in questo caso un piccolo pallone, dentro diversi contenitori, come una brocca, un bicchiere, o anche questo recipiente, noterete una cosa. Il pallone rimane sempre uguale, ovvero non cambia la sua forma. Proseguendo ora con la materia allo stato liquido, riflettiamo su questa domanda. I liquidi hanno una forma? Per dare una risposta a questa domanda, utilizzo gli stessi contenitori o recipienti usati poco fa. Ho già versato il liquido in questa brocca. Ora verserò l'acqua anche in questo bicchiere. Così. E poi in questo recipiente. L'acqua ha preso la forma del recipiente in cui è stata versata e le forme sono diverse. Quindi, bambini, i liquidi, come in questo caso l'acqua, non hanno forma propria e prendono la forma del recipiente che li contiene. Se io dovessi versare l'acqua sul tavolo senza un recipiente che la contenga, essa si spanderebbe sulla sua superficie. Detto ciò, a questo punto bambini andiamo avanti e facciamo ulteriori esperimenti per verificare se anche la materia allo stato gassoso possiede o no una propria forma. Chiediamoci, i gas hanno una forma? Anche qui cercheremo di dare una risposta. Che cosa succede all'aria che è un composto di gas se la mettiamo in contenitori diversi? Per fare l'esperimento mi sono procurata alcuni palloncini di diverse forme, come questo, questo e quest'altro. Ecco bambini, ho già gonfiato i palloncini. E come potete notare, l'aria ha preso la forma del palloncino in cui è stata messa. Ma come sono fatti i gas?
Come vi ho già detto inizialmente nella prima video lezione sulla materia, nello stato gassoso le molecole sono sempre in movimento e si spostano a gran velocità. I gas non si vedono e non si possono afferrare. Se non sono chiusi in un contenitore, che succede? Guardate. Se tolgo l'aria da uno di questi palloncini, che cosa succede all'aria? L'aria si disperde dappertutto. I gas non hanno forma propria e si espandono per occupare tutto lo spazio disponibile. L'aria che ci circonda, bambini, è un miscuglio di gas. Il più importante è l'ossigeno che ci serve per respirare. Ecco, bambini, grazie a questi semplici esperimenti abbiamo risposto alle domande a proposito della forma dei solidi, dei liquidi e dei gas. Siate sempre curiosi, bambini, perché la curiosità ci aiuta a conoscere sempre nuove cose e a riflettere su tutto ciò che ci circonda con attenzione e spirito di osservazione, che non è mai abbastanza. Saluto tutti voi con un grosso abbraccio e ci rivediamo presto. La vostra maestra Mariangela. Ciao bambini!